Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù è entrato in Cafarno. Gli venne incontro un centurione che lo scongiurava. Signore, il mio servo giace in casa paralizzato e soffre terribilmente. Gesù gli rispose, io verrò e lo curerò. Ma il centurione rispose, Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito, perché anch'io che sono subalterno ho soldati sotto di me e dico ad uno va ed egli va e a un altro vieni ed egli viene e al mio servo fa questo ed egli lo fa. All'udire ciò Gesù ne fu ammirato e disse a quelli che lo seguivano, in verità vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli, mentre i figli del Regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, ove sarà pianto e stridore di denti. E Gesù disse al centurione, va, e sia fatto secondo la tua fede. In quell'istante il servo guarì. Entrato Gesù nella casa di Pietro, vide la suocera di lui che giaceva a letto con la febbre. Le toccò la mano e la febbre scomparve. Poi essa si alzò e si mise a servirlo. Venuta la sera, gli portarono molti indemoniati ed egli scacciò gli spiriti con la sua parola e guarì tutti i malati, perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Egli ha preso le nostre infermità e si è addossato le nostre malattie. Parola del Signore! Una liturgia ricca, quella di oggi. Nella prima lettura c'è la visita del Signore, la visita di Dio unitrino alla tenda di Abramo, capostipite del nuovo popolo del Signore, la promessa del Salvatore che nascerà da Sara, che viene risanata dalla sua sterilità. Viene dato così il figlio della promessa, il figlio in cui saranno benedette tutte le genti. Viene dato il figlio che si è chiamato Isacco, gioia, sorriso, perché rinnoverà la vita su tutta la terra. Ed è in quel figlio che poi è il simbolo, il segno del figlio di Dio che noi tutti siamo benedetti. La benedizione di Abramo scende su di noi e nella benedizione di Abramo è la benedizione di Dio che in Cristo Gesù ci ha benedetti con una benedizione eterna perché fossimo sua stirpe santi e immacolati al suo cospetto, come dice il prologo agli Efesini. Anche noi questa mattina riceviamo la visita del Signore. Gesù viene in mezzo a noi e ci benedice. È il Padre che ci dà il Figlio e nel Figlio ci benedice. Viene guarita la sterilità di Sara, cioè l'impotenza dell'uomo di darsi un Salvatore. Dio scende in Sara, risana Sara e dà con la sua potenza
la forza generatrice a Sara dal figlio, in cui noi troviamo i segni di Cristo Signore. E questo figlio della promessa compare. Ed eccolo questa mattina nella liturgia a Cafarnao, la città di Gesù, perché visse a Cafarnao un anno e mezzo, evangelizzando tutta la regione del lago di Genezaret, tutta la Galilea. Ebbene, a Cafarnao c'era il centurione, colui che presidiava con la sua guarnigione la regione del lago di Genezaret. Era il governatore delle centurie romane. Era un uomo pio, un uomo di fede, perché la fede tante volte travalica la religione. Non tutti quelli che hanno la religione hanno la fede, e davanti a Dio non conta la religione, conta la fede. Questo centurione, pur essendo pagano come religione, pur non appartenendo alla, diciamo, alla stiata ebraica ereditaria della promessa, è un uomo pio, ma un uomo che prega e aspetta la redenzione. Egli credeva in Gesù, ne aveva sentito parlare, lo Spirito del Signore aveva parlato a lui, perché lo Spirito del Signore è con chi crede e con chi prega. E allora egli va incontro a Gesù e si prostra ai suoi piedi. Pensate, il centurione romano, che era un'autorità lì a Cafarnao e in tutto il lago di Genezaret, si prostra ai piedi di Gesù, lo riconosce il suo Signore e gli dice: Signore, il mio servo giace in casa paralizzato e soffre terribilmente. È un atto di amore, di carità, che il centurione fa per ottenere la guarigione di questo servo caro che è ammalato e paralizzato. Per cui nel centurione c'è insieme la fede in Gesù e la carità, l'amore del prossimo. E Gesù dice: bene, sì, io verrò a casa tua e lo guarirò. Ecco allora il senso dell'umiltà che sboccia nel cuore del centurione. Tuo Signore, venire da me, ma io sono un povero uomo, tu sei Dio, tu puoi fare quello che vuoi, non c'è bisogno, Signore, che tu venga e entri il mio tetto. Guarda, io sono il centurione, ho tanti soldati a mia disposizione, a mio servizio, e dico ad uno: fa questo, e lo fa; dico un altro: fa questo, e lo fa, perché io sono il capo, sono il centurione e i soldati mi obbediscono. Tu sei il padrone di tutti, sei il signore di tutti, non c'è bisogno di scomodarti, basta che tu dia una parola perché tutto si compia, perché tutto obbedisce a te. Quanta fede in quest'uomo, nella divinità di Cristo e nella potenza di Cristo. E Gesù resta ammirato, e ammirato così com'era, guarda attorno e dice: in verità vi dico, in Israele, nel mio popolo, il popolo della promessa, non ho trovato tanta fede quanto ne ho trovato in quest'uomo pagano. Ora io vi dico,
che verranno dall'Oriente e dall'Occidente e prenderanno il posto vostro che non avete creduto e siederanno al posto dei figli di Aramo, mentre i figli di Aramo saranno cacciati fuori perché non hanno creduto. Poi si rivolge al centurione e dice: va pure a casa tua, il tuo servo ormai è guarito. E quell'uomo credette alla parola del Signore, tornò a casa sua e il servo era già guarito. Questa è la prima guarigione dovuta alla grande fede, la guarigione di un pagano. Ci sono adesso due altre guarigioni. Una guarigione di famiglia, diciamo. Pietro aveva la suocera che era malata. Pietro tra gli apostoli era ammogliato. Poi quando Gesù lo chiamò, lasciò la famiglia, lasciò sua moglie, lasciò sua figlia Petronilla e seguì il Signore. Però i rapporti con la famiglia non cessavano. Ed ecco che la suocera di Pietro era ammalata con febbre, una febbre tipica. E allora Pietro all'orecchio del Signore disse a sé: guarda, mia suocera è malata, fa una capatina qui nella casa di mia suocera, perché c'è una febbre che non se ne vuole andare. E Gesù accettò la raccomandazione di Pietro ed entrò nella casa della suocera di Pietro, e quella giaceva a letto con la febbre. Gesù sgridò la febbre. Ecco, Gesù sgrida la febbre: febbre, che stai facendo qui? Non è più il tuo posto, vattene via. Sgridò la febbre, comandò la febbre e la febbre se ne andò. Poi la prese per mano, la fece alzare ed essa cominciò a servire ai convitati, ossia perché tanta gente era convenuta nella casa della suocera di Pietro. E allora la suocera di Pietro, bella e guarita, si fece un dovere di, come si suole fare, dare i pasticcini, i fichi secchi a quei tempi, o uva passa, ai convitati. Cominciò a servire i convitati per dimostrare che veramente era guarita. E c'è una terza guarigione. Questa guarigione è collettiva. Le guarigioni collettive avvengono nel pomeriggio, sul far della sera, perché la gente torna dai campi, torna dal lavoro. Quelli che hanno bottega, non c'è l'illuminazione notturna, proprio sul far della sera chiudono le botteghe. La gente va nella piazza, per cui è il momento in cui la comunità si raduna nella piazza per conversare prima che faccia tarda notte. Ed è in questo momento della giornata che Gesù fa le guarigioni collettive. E allora gli portarono indemoniati, malati di ogni genere di malattia, ed egli liberò gli indemoniati e guarì i malati. Così si adempiva la parola del profeta, ci dice San Matteo: egli ha preso su di sé le nostre infermità e si è addossato le nostre malattie. Ecco, ci fermiamo a questa parola del profeta che si realizza in Gesù e che Gesù applica a sé. Egli prende le nostre infermità, egli si addossa le nostre malattie. Gesù, quando guarisce, si immerge nelle nostre malattie, si immerge in tutti gli infermi, prende su di sé la malattia dell'infermo,
e lo fa riemergere nuovo, risanato. Inizia in lui così un processo di guarigione, perché Gesù ha preso in sé le nostre malattie e le nostre infermità. Vedete quanti fatti sono addensati nella liturgia di oggi. In ogni fatto noi potremmo fermarci e discorrere a lungo, ma vogliamo per il momento derubare alcuni punti che servono per noi. Abramo riceve tre uomini, prodice la liturgia tres vidit et unum adoravit, cioè ne vide tre e ne adorò uno. È una delle rare manifestazioni della Trinità nel Vecchio Testamento. Erano in tre, ma quei tre erano uno. Anche nel colloquio che si intesse tra i tre e Abramo, alle volte viene usato il plurale, ma alle volte il singolare. Quando Abramo si rivolge ai tre, prima dice: «O mio Signore, che cosa devo fare? Chi sono io che voi veniate a me, o mio Signore?» Per cui parla in plurale, però tutte e tre sono il suo Signore. Egli comprende che è Dio che lo visita nella sua tenda, e si va in quattro per i doveri di ospitalità. Non dà acqua semplicemente agli ospiti, ma ordina che venga dato latte fresco e latte coagulato perché si potessero rifocillare. Poi chiama il servo e gli consegna il vitello più tenero che ha allevato, dice: uccidelo e prepara. Poi chiama la moglie e dice: prendi tre staie di farina, tre misure di farina, e fai il pane e cuocilo subito al fuoco. Così fa tutti gli onori di ospitalità che un uomo può fare davanti a un personaggio illustre. Egli comprende che è Dio che viene a visitarlo. L'ospitalità è un dovere, ci dice il libro della lettera agli Ebrei, di coltivare l'ospitalità. Abramo praticò l'ospitalità ed ebbe in sorte di ricevere negli uomini, in quei tre uomini, la visita di Dio. Tante volte l'ospite è Cristo che viene a visitarci. Avere gli occhi aperti anche da noi, tante volte è Cristo che viene negli ammalati, nei poveri, nei diseredati, a chiedere aiuto. Attenti a come noi accogliamo i nostri fratelli bisognosi. Potrebbe darsi che nel fratello bisognoso, nella donna che chiede aiuto, ci sia Cristo Signore che viene a visitarci e chiede la nostra carità, la nostra sollecitudine, la nostra preghiera. E allora che la nostra fede deve risvegliarsi come la fede di Abramo, come la fede del centurione, come la fede degli ammalati. Dobbiamo aprire gli occhi e vedere nel fratello bisognoso Cristo. Io ero malato e siete venuti a visitarmi. Io ero povero e mi avete accolto. Io ero affamato e assetato, mi avete dato da mangiare e da bere. Io ero carcerato e siete venuti a visitarmi. Io ero anche in colui che voi chiamate delinquente, incarcerate, in fondo ai carceri, anche lì io mi trovo. Io che sono calato in tutte le miserie umane, io ho preso su di me tutti i peccati e tutte le infermità. Avere gli occhi della fede
e saper riconoscere il Signore. Questo è importante per noi. E allora la visita del Signore sarà una visita di grazia, come fu la visita di quei tre angeli ad Abramo, che ricevette in quel momento la grande promessa, il figlio della promessa, la benedizione per lui e per tutte le gente. Abituiamoci a vedere con gli occhi di Dio ed accoglierci gli uni gli altri con gli occhi del Signore. Non respingiamo nessuno, perché quello che noi respingiamo potrebbe anche darsi che sia Cristo che è venuto a visitarci. Potrebbe accaduto che sia la Madonna che sia venuta a visitarci. Quante volte Gesù è venuto qui, quante volte la Madonna è venuta qui, forse noi non l'abbiamo riconosciuta. Abbiamo fede, non dobbiamo riconoscere nessuno se non nella fede, perché in realtà è la parola del Signore. Sono io nel povero, sono io nell'affamato e nell'assetato, sono io nell'ignudo, sono io nel carcerato. E che noi non abbiamo fede, abbiamo poca fede. Abbiamo tanta poca fede che la fede non ci costa. Per inciso, oggi la fede ci costa poco, l'essere cristiani ci costa poco, un tempo non era così. Abbiamo detto la colletta di ieri per ricordare i martiri romani. L'essere cristiani al tempo di Nerone costava molto. Ci dice il grande scrittore latino Tacito, che ci narra l'incendio di Roma sotto Nerone, che i cristiani, quelli della setta di Cristo, perché i cristiani passavano per una setta, furono presi, altri vennero vestiti di pelle di capra e abbandonati alle fiere scatenate, altri vennero crocifisse proprio nei giardini vaticani, altri vennero cosparsi di materia incendiaria e si dette loro fuoco perché servissero da illuminazione notturna, ci dice Tacito, mentre Nerone dalla reggia si godeva lo spettacolo di queste torce accese. Erano i cristiani che illuminavano la notte. Era la fede dei cristiani che ardeva e diradava le tenebre del paganesimo. Era la fede che ardeva e illuminava la notte e diceva a tutti questa fede che Cristo regna e che tutto cederà a Cristo. E per quel seme di cristiani la fede si è diffusa in tutto il mondo. A quei cristiani la fede costò molto, la loro fede valeva, la nostra fede vale poco, perché ne abbiamo poca, ma è la fede che conta. Proprio nel Vangelo di oggi e nella prima lettura di oggi risplende la fede. Cosa dice Gesù al centurione? Va, la tua fede ti ha salvato, la tua fede ha operato. E grida, verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno al posto dei figli di Abramo. Non ho trovato tanta fede in Israele. La suocera di Pietro crede, è lei che manda così a chiamare il Signore perché la guarisca, perché crede. Gli indemoniati, i malati vengono da Gesù la sera ed egli li guarisce. Sia fatta a voi secondo la vostra fede. Noi abbiamo poca fede, chiediamo al Signore questa mattina
l'aumento della fede, e anche noi saremo visitati dal Signore, avremo la benedizione del Signore nelle nostre case, avremo il dono di avere un figlio. Tante donne potranno avere un figlio anche oggi, che attendono da tanto tempo. Tanti malati, come la suocera di Pietro, potranno essere guariti, perché Gesù comanda la malattia e la malattia se ne va. Tanti indemoniati possono essere liberati, tanti oppressi potranno essere risollevati, tanti infermi potranno essere risanati mediante la fede, perché la fede opera meraviglia. La potenza di Dio si coniuga con la fede ed opera a livello di fede. Crediamo allora alla potenza di Dio questa mattina e mettiamo davanti a Gesù tutte le nostre miserie. Chiediamo a Dio di venirci a visitare oggi. Facciamo festa a Dio che viene a visitarci. Vieni, o Signore Gesù, nella nostra tenda, vieni a visitarci. Vieni, Signore Gesù, nella casa nostra, come venisti nella casa della suocera di Pietro. Vieni, Signore, anche nella casa del centurione, ma anche da lontano, se tu non vuoi venire, tu puoi operare. Vieni, Signore, in questa nostra piazza, in questo nostro luogo, dove ci sono tanti ammalati, tanti infermi, dove ci sono tanti oppressi dal maligno, e vieni a liberare, vieni a guarire, perché tu ti sei addossato tutte le miserie umane, tutte le nostre malattie, tutti i nostri dolori. Per te, o Signore, noi tutti possiamo essere guariti. Tu sei la nostra liberazione, tu sei la nostra guarigione, tu sei la nostra consolazione, tu sei il nostro avvenire. O Gesù, noi crediamo in questo, perché tu sei il Signore, perché tu solo hai parole di vita eterna. Amen. Gesù, ti offriamo la nostra mente e il nostro cuore. Vieni, Signore Gesù. Vieni, Signore Gesù. Vieni, Signore Gesù. Gesù, vieni a visitarmi. Gesù, ti offre la mia malattia. Gesù, ti offre la mia febbre. Gesù, ti offre il mio tumore. Gesù, ti offre la mia disfunzione. Gesù, ti offro tutto il mio corpo. Visitami, Signore Gesù. Prendi la mia infermità. Caccia la mia febbre. Caccia lo spirito del male da me. Gesù, Gesù, io mi offro a te. Liberami, guariscimi. Salvami, Signore Gesù. Scendi il tuo sangue prezioso su di me. Vieni, Signore Gesù. Tu sei la mia salvezza. Vieni. Vieni, Signore Gesù, vieni a visitarmi. Gesù liberatore, allarga le braccia. Abbracciami, Signore Gesù, io ho bisogno di te. Vieni, Signore Gesù. Tutti gridiamo Gesù. Tutti. Yeah.
la nostra malattia, Gesù. Prendila, oh Signore. Signore, prendi la mia malattia. Prendi il mio peccato, Signore. Signore, visitami quest'oggi, in questo momento. Fratelli e sorelle, il Signore ci visita. Apriamo gli occhi della fede. Il Signore è in mezzo a noi. Lui compie miracoli, prodigi. È vero, Signore, Tu sei la potenza del Dio Altissimo. Benedici questo Tuo popolo. Cresca la fede. Prendiamoci tutti per mano. Invochiamo lo Spirito di Gesù, uno Spirito potente. Passi di mano in mano lo Spirito di fede. Gesù, Signore, abbi pietà di noi. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Sharana. Gesù, 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 Gesù. Con tutto il cuore invoca il nome di Gesù. Gesù, Gesù. Con tutta la forza. Gesù, 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 vieni Gesù, 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 Gesù. Nessuno di noi può andare quest'oggi da questo luogo a mani vuote. Se noi crediamo, vedremo la gloria di Dio. Noi crediamo in Te, oh Signore. Noi crediamo, Signore. Noi crediamo in Te, oh Signore. Passa e benedici il Tuo popolo, Signore. Noi crediamo, Signore. Crediamo che quello che Ti abbiamo chiesto lo abbiamo già ottenuto. Grazie, Signore. Gloria a Te, oh Signore. Io credo, io credo, io credo, io credo nel tuo amore. Io credo, io credo, io credo nel tuo amore. Cantiamo in lingue tutti quanti. Io credo, io credo, io credo nel tuo amore. Sono tre parole del Signore. Gli viene portata una donna colta in adulterio. Tutti vogliono che sia lapidata. Gesù dice: chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra. Ma tutti se ne andarono. Gesù, rivolto alla donna, dice: donna, nessuno ti ha condannato? No, Signore, non ti condanno neanche io. Va in pace e d'ora in poi non peccare più. E per una donna qui presente, tutti ti condannano, quelli che conoscono la tua situazione, ma è Dio che ti assolve dal tuo peccato. Egli prende su di sé il tuo peccato e ti dice: donna, vai in pace, io non ti condanno, ma ti dico, d'ora in poi non peccare più. Grazie. E per una donna qui presente, il Signore perdona tutta una serie di peccati. Nessuno ti deve condannare, neanche Dio ti condanna, se tu deponi i piedi di Gesù il tuo peccato. Egli scriverà in terra il tuo peccato
e lo cancelli in questo momento. Va, cammina per la tua strada e non peccare più. E c'è un'altra parola. Gli presentano un lebroso che si butta ai suoi piedi pregandolo: Signore, se vuoi puoi sanarmi. Gesù stese la mano, lo toccò dicendo: lo voglio, sii risanato. E subito la lebbra scomparve da lui. E per un uomo il Signore lo risana da una grave infermità. Ma in quell'uomo siamo tutti noi peccatori lebrosi. Lasciamoci toccare dal Signore questa mattina e la nostra carne diventerà rosia come quella di un bambino. Diventeremo puri e bianchi come la neve per la potenza di Dio. O voi tutti, fratelli e sorelle, o noi tutti che siamo macchiati di peccato, presentiamoci a Gesù. Gesù ci tocca in questo momento e ci dice: sii risanato, sii risanato. Signore, ti ringraziamo e ti benediciamo. Grazie. E ti ringraziamo per quest'uomo che tu risani da una grave infermità. Grazie. E c'è ancora un'altra parola. Gli presentano il paralitico, lo hanno calato lì davanti a lui. E Gesù dice: che cosa è più facile? Dire ad un uomo: ti sono rimessi i peccati, o dire: alzati e cammina, affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di rimettere tutti i peccati. In questa terra si rivolge al paralitico e dice: alzati e cammina. E all'istante quell'uomo fu risanato. Anche qui c'è una guarigione fisica di uno dei presenti, ma c'è la guarigione spirituale di tante e tante persone che credono nella potenza di Cristo e che sono cariche di peccato. È una giornata carica questa di remissione, una giornata carica di fede da parte nostra, ma della potenza di Dio che ci risana per la nostra fede. Confessiamo, fratelli e sorelle, i nostri peccati, mettiamo le nostre infermità davanti a Lui e crediamo a Lui nella forza dello Spirito, e avverranno cose meravigliose. Quella gioia che sentirono tutti quelli che avevano assistito al miracolo del paralitico, che detto la gloria a Dio, perché dicevano: abbiamo visto cose meravigliose. Oggi questa medesima fede sia in noi e cantiamo la gloria del Signore che non si è arrestata e anche oggi opera in mezzo a noi. Grazie, o Signore Gesù, ti glorifichiamo, Padre, perché ci hai mandato il Salvatore. Grazie, o Padre, per il tuo figlio Gesù. Grazie, Padre. Ascenda a te, o Signore, la nostra supplica e la nostra lode. Questo canto salga a te dal cuore mesto. Signore, noi ti ringraziamo e ti benediciamo per quello che stai operando, per la pace che stai donando ai nostri spiriti, per lo spirito di consolazione e di pacificazione che stai facendo scendere dentro di noi. Ti ringraziamo, Padre, di quello che hai operato. Grazie, Padre, del Signore Gesù, grazie dello Spirito che ci hai donato. Mio Signore, per immenso tuo amore, ti ringrazio, mio Signore.
Molti in mezzo a noi ancora non credono, dice la sua parola. Molti ancora in mezzo a noi non credono. Signore, scuoti il nostro cuore. Signore, tu hai parlato ai nostri cuori. Dice la tua parola, molti ancora in mezzo a noi non credono. Signore, noi crediamo che la nostra malattia sia, oh Signore, più forte della tua potenza. Invece non è così. Signore, noi crediamo che tu puoi operare tutto in mezzo a noi. Allora tu questa sera, quest'oggi, dici a ognuno di noi, io posso guarire la tua malattia se tu credi. Se tu credi, io posso guarire la tua malattia. Io posso cancellare il tuo peccato. Signore, noi crediamo. Crediamo in te, oh Signore. Fa che ognuno di noi quest'oggi se ne vada, oh Signore, con la certezza che tu hai operato per la tua gloria, oh Signore. Te lo chiediamo. Se non vedete segni, non credete. Tu che hai l'orecchio otturato, apri l'orecchio. Sentici in questo momento e glorifica il tuo Signore. Se c'è qualcuno che ha sentito questa parola e aveva l'orecchio otturato e adesso ci sente, venga a glorificare il suo Signore. E uno in mezzo a voi che è stato toccato l'orecchio. Vediamo. Vogliamo vedere se chi è stato toccato all'orecchio, perché il Signore ha voluto dare un segno, perché noi vogliamo e dobbiamo ascoltare la voce di Dio. Chi si è sentito toccare all'orecchio, prima sentiva poco e adesso sente bene, è pregato qui di venire a glorificare il Signore.